Buongiorno, buongiorno. Giorno papà. Ciao. Mike, se vuoi ci sono i pancakes. Lisa, muoviamoci altrimenti perderemo l'autobus. Ok. Ah, oggi pomeriggio dopo la scuola mi fermo a studiare da Emily. Ciao, ciao. Ciao. È già la quarta volta in due settimane che si ferma da Emily. Non l'ha mai fatto così spesso. Qui c'è sotto qualcosa. Buongiorno. Allora, dov'è il mobiletto da riparare? Ma cosa sono quelle facce? Sospettiamo che Kate ci nasconda qualcosa. Beh, leggete il suo diario e risolverete il problema. Ma, papà, cosa stai dicendo? Come pensi abbia scoperto di te, Mike? O di quella volta che sei andata di nascosto al concerto di David Bowie? Non ho parole. Papà, mi hai deluso. Si deve dar fiducia ai propri figli. Ah, puoi essere amareggiata quanto vuoi, ma meglio averti qui sana e salva che su una brutta strada. Fidatevi, andate a leggere il diario di corsa. Ehi, ma cos'è quello? Non dirmi che è ciò che penso. Sì, lo so che avevamo detto di concedere la nostra fiducia, ma se mio padre avesse ragione e se stesse combinando qualcosa che non va... E va bene. Dai, forza, leggi. Io? E perché, scusa? L'idea è stata tua. E dai, Mike, fai l'uomo di casa. E va bene, dammi qua. Oh mio Dio. Che c'è, Mike? Che c'è? Kate sta uscendo con un certo Luke. Kate sta uscendo con un ragazzo e non è venuta a dirmelo. Ma perché? Avrei sicuramente rispettato la sua privacy. Già, come la stai rispettando ora leggendo il suo diario. Oddio, ora mi sento in colpa. Mike, metti via subito quel diario. Ormai il danno è fatto, Sara. Ora dobbiamo scoprire chi è questo Luke. E come, scusa? Allora, riesci a vederla? Sì, sta entrando in quella caffetteria. Avrà un appuntamento lì. Andiamo, entriamo anche noi. Ma sei matto? Ci scoprirà. Ma no, staremo attenti. Andiamo. Allora, la vedi da lì? Sì, sta bevendo un frullato e sta aspettando lui. Ciao, Kate. Oh mio Dio, mi sa che è arrivato Luke. E com'è? Com'è? Alto. Dai, 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 scambiamoci i posti. Non so se è una buona idea. E perché? Dai, 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 Sara, muoviti. Ma è un capellone. Io odio i capelloni. Shh, Mike, vuoi farti scoprire? Oddio, farà parte di una gang rockettara. Nulla facente sbandato. Ora vado là e porto via Kate. Mike, vuoi stare tranquillo? Dobbiamo andarcene di qui. Se ci vede, ci chiederà come mai eravamo qui e noi non veniamo mai da queste parti. Andiamocene. Mamma, esco un'oretta con Emily. Ah sì, con Emily? E dove andate di bello? Andiamo a prenderci un frullato in una caffetteria al centro. Non ne hai già bevuti abbastanza di frullati per oggi? Come, scusa? Mike! E tu come fai a sapere del frullato? Oh mio Dio, non dirmi che mi hai seguito! No, noi ti abbiamo seguito, cara, io e la mamma. Cosa? Non ci posso credere! Ciao a tutti! Ma cosa avete da urlare? Vi si sente dalla strada? Mamma e papà mi hanno seguito. Ah, bravi, avete seguito il mio consiglio. Cosa c'era scritto di così interessante sul suo diario? Cosa? Avete letto il mio diario? Oh mio Dio, oh mio Dio. Sì, e papà, guarda cosa ci ha portato. Ci ha portato a scoprire che sta uscendo con un capellone sbandato. Un capellone? Io odio i capelloni. Ah sì, Luke. Cosa? Tu sapevi di Luke? Sì, io so sempre tutto. Il capellone sbandato si chiama Luke e per tua informazione è stato accettato nelle migliori università del paese. Ah, questo Luke mi piace un po' di più.
Vuoi dirmi che è l'ultimo anno? Kate è troppo grande per te. E viene da una famiglia molto facoltosa. Kate, non mi interessa, è troppo grande per te. E dai, Sara, non essere così rigida. Essendo più grande e più maturo dei ragazzini in classe con Kate, è di quelli che dovremmo avere più paura. Ah sì? Allora adesso non ti interessano più i capelli lunghi? Ma no, l'aspetto esteriore non importa. Già, conta solo quello economico, non è vero? Beh, resta il fatto che avete violato la mia privacy e ora non mi fiderò mai più di voi. Kate, mi dispiace, non avrei dovuto leggere il tuo diario. Ma perché non mi hai detto di Luke? Te l'avrei detto, mamma. È che sono le prime volte che usciamo e volevo aspettare un po'. Kate, hai solo 15 anni. Devo sempre sapere dove e con chi esci. La fiducia è una strada a doppio senso. Tu ti fidi di me e io mi fido di te. Hai ragione, mamma. Ma promettetemi che non vi avvicinerete mai più al mio diario. Nessuno di voi. Promesso. Dai, usciamo tutti insieme e andiamo a mangiarci un bel gelato. Sì, dai, sì. Andiamo. Andiamo. Ehi, Mike, sì, non ci serve leggere il suo diario. La prossima volta chiederemo direttamente a Lisa. E chi ti dice che farà la spia? La corromperemo, ovvio. Questo è altro per il bene dei propri figli. Better be.